Scusate, io a proposito, così mi sono proposto di parlare per primo quasi, perché? Perché perdo la concentrazione, io ho 80 anni, quindi non mi posso deconcentrare. Anche perché Nicola Marcucci, sono presidente di un centro culturale che è posto in una discarica. Voglio dire, per libera scelta, perché altrimenti potrei pure stare in un'aula universitaria, ma era per libera scelta, perché bisogna cominciare a proporre dei comportamenti indecenti ma eccellenti. Cioè, che cosa voglio dire? Ma avete mai letto le favole di Gianni Rodari? Quelle, le favole alla rovescia. Cominciamo a fare tutta la rovescia. Io ho sentito le analisi bellissime e condivido perfettamente al 100%. Io seguo Castronovi, Bertini, Don Sardegna, li seguo da una vita, do dei contributi e le analisi che abbiamo fatte tutte, dobbiamo essere tutti pronti per ripartire domani. Io voglio andare via da questo consesso, da questa assemblea, se ognuno di noi dirà da domani cambio comportamento, perché tutti dobbiamo cambiare comportamento. Allora, visto che io lo faccio da un po' di tempo, vuol dire che devo ancora migliorare i miei comportamenti. Allora, vediamo che cosa voglio dire in breve, in 5 minuti, perché per carità non voglio togliere la sua, voglio capire che cosa propongono gli altri. Io dico che da domani ognuno di noi deve adottare una strada, deve adottare una scuola, deve adottare un campo rom e poi deve pure, come dire, indurre gli altri a cambiare atteggiamento. Io per esempio direi alla Camusso, da domani devi proclamare uno sciopero generale alla rovescia, dove devi dire ai lavoratori di presidiare i posti di lavoro, perché per esempio 350.000 posti di lavoro del pubblico impiego stanno per essere dismessi. Se da domani ogni posto di lavoro è in pericolo, allora che la Camusso proclami tutti gli scioperi generali, però ne faccio pure alla rovescia, perché ognuno di noi si deve riappropriare della delega, basta con le deleghe. Io sono d'accordo che come dire, siamo in un punto in cui la democrazia rappresentativa è crollata, è ingestibile. È vero, come diceva Berlinguer, che preferibile la democrazia verbale, formale, borghese alla dittatura del proletariato. Però ora, adesso, certo, è meglio la democrazia rappresentativa che non la dittatura del proletariato. Io voglio però che tutti noi ci adoperiamo perché si passi a un sistema di democrazia diretta, che ognuno di noi, nel proprio municipio, nel proprio partito, dica queste cose. Cominciamo a cambiare anche da noi stessi, però aspettiamo che cambi il sistema. Detto questo, io non voglio dire altro, perché anzi avrei detto tutto. Io, come dire, il mio ispiratore è Antonio Labriola. Antonio Labriola dice che il male del mondo, diciamo, della classe operaia o dei dirigenti, è quello del verbalismo. Passiamo. Per carità, non accusi il presente, è giusto che ci sia un'analisi, però questa analisi da domani entra nei programmi elettorali dei municipi, dei comuni, delle regioni, eccetera, perché sono tutti principi condivisibili. Si tratta di come passare dalle parole ai fatti. Tutto qui. Ecco, un ultimo esempio: c'è Cameron in Inghilterra che chiamerà i genitori del Regno Unito sui banchi di scuola perché si accorta che non sanno fare i genitori. Ma quando è che noi proponiamo che tutti i cittadini rientrino sui banchi di scuola, visto che poi ci sono entrati tutti, perché imparino a fare i cittadini? Non dobbiamo più delegare nessuno, i soldi nostri diventano debiti. Io faccio spesso questo esempio: ai tempi del Partito Comunista si raccoglievano i soldi nel basso e si moltiplicava per 10% e per 1000. Da quando non c'è più da quando i finanziamenti provengono da altre fonti, e evidentemente ci stanno indebitando, la casta ci sta indebitando, e anche il sindacato fa parte di questa famiglia, anche il sindacato fa parte. Però io sono per la politica, sono nel campo della politica, sono nato per fare politica, continuo a fare politica, perché senza politica, se torni indietro, si torna al fascismo. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Valeria Garbati dell'Osservatorio Casilino, che è una rete di comitati che raccoglie, meno male qualcuno ci conosce, mi fa molto piacere, che raccoglie associazioni civiche e comitati del sesto municipio. Allora, a me ha colpito molto quelli che...
Ha colpito molto quelli che mi sembrano essere i tre principi cardine su cui poggia questo progetto che qui si sta delineando, che sono, mi sembra di aver capito, ambiente, sviluppo sostenibile e partecipazione. Ecco, noi crediamo di essere in questo senso un caso emblematico. All'interno del nostro territorio, il sesto municipio, c'è un'area denominata Comprensorio Casilino. Sono 143 ettari di agro romano ancora intatto, nel quale vi è un patrimonio archeologico di importanza, possiamo dire, mondiale, che nessuno conosce. Che è il patrimonio archeologico, vi posso, così, per darvi un'idea, ci sono le terze catacombe per estensione di Roma, che sono le catacombe dei Santi Marcellino e Pietro. C'è il mausoleo di Sant'Elena, in quanto il comprensorio risiede su quella che era il comprensorio ad Duas Lauros, ovvero la residenza della madre dell'imperatore Costantino. Vi sono numerosissime tombe, ville romane, quindi possiamo dire che il comprensorio casilino, per combinazione tra natura e valore storico-archeologico, è assimilabile all'Appia antica. Purtroppo questo patrimonio è poco conosciuto ed è indifeso, tanto che recentemente il Dipartimento per la riqualificazione delle periferie urbane ha presentato un piano particolareggiato su quell'area che prevede la costruzione di circa 4.000 appartamenti per un totale di 10.000 residenti e circa 8.000 macchine. Allora, torniamo ai principi cardine, parliamo di ambiente. Il sesto municipio è al terzultimo posto nella scala di vivibilità a Roma, cioè in una città già invivibile. Noi siamo tra le zone più invivibili per parametri ambientali, quindi parliamo di qualità dell'aria, parliamo di densità abitativa, parliamo di spazi verdi. Quindi un progetto simile per noi rappresenterebbe, ma non solo per noi, per tutta la città, una devastazione totale, ed è il contrario esatto di quello che noi intendiamo per valorizzazione. Diciamo che come cittadini non ci stiamo limitando ad opporci a questo progetto, ma stiamo anche sviluppando una proposta alternativa, che è una proposta che proviene dal basso, perché è una proposta su cui si sta coagulando l'interesse, un'alleanza virtuosa, possiamo dire, tra cittadini, scuole, istituzioni, università, è quella di costituire in quell'area il primo ecomuseo a Roma. Infatti, costituire un ecomuseo significherebbe valorizzare quelle che sono le potenzialità storiche, archeologiche, naturalistiche, umane, perché ricordiamo che l'area, i quartieri limitrofi, sono quartieri ad altissima densità abitativa, ma nel quale si è registrata nel corso degli anni una forte stratificazione culturale, perché Torpignattara è zona di approdo, quindi, e lo era già dal dopoguerra con i flussi migratori che provenivano dal centro e sud Italia, e lo è ora con i flussi migratori che provengono dal sud del mondo. Ecco, noi vogliamo che tutto questo non diventi una ragione di conflitto, ma diventi un'opportunità culturale, e pensiamo che l'ecomuseo sia proprio lo strumento che ci consenta di mettere a sistema e di valorizzare queste potenzialità, creando appunto un sistema integrato di servizi che salvaguardi l'ambiente, salvaguardi la qualità della vita e soprattutto crei sviluppo. E qui vengo al terzo punto, che è quello dello sviluppo sostenibile. Cioè, noi pensiamo che l'ecomuseo debba essere anzitutto a servizio di una città, di una comunità che ha fame di servizi, ma possa essere anche un polo di attrazione per il turismo, ma parlo di turismo culturale, non di turismo invasivo fatto di pullman o di grandi alberghi, bensì di un turismo che in qualche modo si inserisca e si compenetri nel tessuto sociale e possa in qualche modo aiutarci a valorizzare quelli che sono i borghi storici che risiedono intorno a quest'area, attraverso per esempio la creazione di una rete di ricettività, di ostelli diffusi, di ristorazione. Quindi riteniamo appunto con questo strumento di poter diventare proprio un laboratorio per Roma, un laboratorio sociale, un laboratorio urbanistico e un laboratorio economico, perché no? Ho finito. L'ultima cosa che chiedo è un appello: aiutateci a uscire dall'anonimato, perché questo è il nostro problema. Cioè, noi vorremmo essere citati come un'opportunità accanto al Valle, accanto al Palazzo, perché riteniamo di esserlo. Tutto qua. Grazie.
No, io volevo dire questo, che a parte la condivisione sostanziale delle cose che sono state fin qui dette, come analisi, come percorso, come proposte e anche come ipotesi di percorso. Qualche maniera ho cercato di dare qualche contributo, anche se molto di più ho ricevuto nelle riunioni che sono state fatte nella discussione del documento. Però qui, più che a titolo individuale, come ho partecipato al percorso che ci ha portato qui, mi tocca rappresentare qualche centinaio di persone che la mattina apre i circoli, raccoglie firme, organizza riunioni, fa, perché per me questo è un partito, cioè un insieme di persone che, sapendo che non ci guadagneranno nulla, continua a lavorare sul territorio, così come tanti comitati e associazioni fanno. Perché questa è la prima questione, sono nella scomoda posizione di chi condivide integralmente quello che ci ha detto Antonio, rispetto alla degenerazione della politica, rispetto alla degenerazione di coloro che hanno gestito il potere della politica in questa città, in quest'Italia, in questi anni, e nello stesso tempo, come dire, essere spesso considerato da quella stessa parte, non sentendomici, perché penso che la differenza sia tra la buona politica e la cattiva politica, e che la necessità di rinnovamento attraversi le forze politiche così come attraversi la società civile, perché c'è buona società civile e cattiva società civile, conosciamo quanto delle volte i centri sociali diventano semplici attività imprenditoriali, o conosciamo quanto comitati di scopo riescono a non farsi carico del bene comune perché sono concentrati solo e esclusivamente sul proprio motivo specifico. E quindi c'è evidente, a mio parere, la necessità che questo percorso che viene qui proposto, come dire, sia fatto per unire la buona politica e unire la buona società civile. E cioè un percorso che, a partire dai contenuti, proponga questa parola che è magica, è stata magica in passato, che è quella dell'unità, la necessità di una grande unità. La forma confederale è forse la forma giusta su cui ragionare, ma prima delle forme il problema è che in questa città esistono forze politiche, sindacali, sociali, singole individualità che condividono già oggi un programma, perché questo programma, al di là del fatto che noi lo scriviamo nei documenti e ognuno l'ha scritto sul suo, oltre che quello che qui oggi vi ho presentato, è stato scritto nella città dalle persone che hanno costruito l'opposizione non soltanto a questa giunta Alemanno, ma anche alla precedente giunta Vettore. È evidente a tutti che il futuro di questa città esiste se noi cacciamo Alemanno senza tornare retro, che non c'è futuro se dovessimo tornare indietro. Quindi è già stato scritto ed è già condiviso da decine di migliaia di persone. Il problema è che queste decine di migliaia di persone pensano ognuno di poter fare per se stesso, e ogni singolo gruppo pensa ognuno di poter fare per se stesso. Allora ci sono tre coordinamenti che sullo stesso programma lavorano sulla questione dei rifiuti. E potremmo continuare sulla casa, sulle altre cose? Io penso che il punto centrale sia questo, e perché questo possa avvenire ognuno deve fare un passo indietro, ognuno deve riduire, mi parlo ovviamente principalmente per noi come forza politica, riconoscere i propri limiti e la propria parzialità per poter essere parte a pieno titolo di un percorso. Questo percorso, che parte dai contenuti già scritti dai cittadini e che noi raccogliamo soltanto sulla carta, certo, aggiungendoci un po' di pensiero, non è necessario che non sia riferito soltanto a chi già lo pensa. A chi già lo pensa, perché questa città, al di là di chi la governa,
o la governata alle persone che l'hanno governata. C'è un'enorme ricchezza di pensiero e di persone che oggi pensano, continuano ad avere come riferimento vecchi partiti, in particolare il Partito Democratico, che ha, come dire, bisogno di confrontarsi ed è disponibile a confrontarsi con altre proposte di merito. E quindi questo percorso io credo debba avere la capacità di interloquire con quel mondo. Non si tratta di costruire un recinto in cui stiamo noi, si tratta di costruire una proposta che sia in grado di parlare a tutta la città e a sfidare tutta la città. Questo ce lo dobbiamo, credo, prima a noi che ad altri. D'altronde siamo nell'anno, e alla città, siamo nell'anno in cui tutto è cambiato, e proporre una diversa gestione di questa città, come dire, è legato alla necessità di proporre un cambiamento molto, non molto maggiore, generale, cioè quello che è in crisi nel neoliberismo a livello europeo e mondiale. Cambiamo su questa città con i criteri con cui bisogna cambiare dappertutto. C'è bisogno di una forte rottura con le politiche neoliberiste, una grande capacità di proposte alternative e anche una grande dose di responsabilità. È una nostra responsabilità. Per quanto ci riguarda, per quei pochi centinaia di persone che la mattina aprono i circoli e poi raccolgono le firme, noi parteciperemo a questo percorso. Grazie.